Pronti partenza, via. E come parto? Allora, scusate. Tecniche di trading professionale. Gli strumenti in borsa. Quali scegliere, come operare. Com'è nata l'idea di questo libro? È nata su un Frecciarossa, al rientro da un roadshow con IG ed ero proprio con Arduino quella volta. Perché è sempre bello mettere nero su bianco quello che si fa ogni giorno con il trading, si migliora se stessi e si danno le basi per migliorare anche a chi legge. Perché l'ennesimo libro sulle tecniche di trading? I motivi sono numerosi. Primo, perché non è il classico libro di trading. Secondo, perché è un libro che contiene sia la descrizione delle caratteristiche dei prodotti finanziari che le strategie operative. In ultimo, perché i mercati periodicamente cambiano pelle, quindi è necessario rimanere sintonizzati. In che modo la tua sezione completa il libro? La mia parte pone le fondamenta perché descrive le caratteristiche, le peculiarità, pregi e difetti dei prodotti finanziari e pone quindi le basi per un'operatività poi concreta, operativa, basata sulle strategie operative descritte da Arduino e da Bruno. Quello che è scritto nel libro è il mio personale approccio al trading, fatto di pochi indicatori, un trading molto veloce intraday. La mia parte è un sunto del mio approccio al trading, tanti anni condensati in poche pagine. Dall'entrata a mercato, a come gestisco la posizione, a come gestisco il rischio e dove vado a prendere profitto. Il tutto in maniera molto semplice perché la semplicità contraddistingue il mio metodo. Tre cose che ti insegna questo libro. Primo, descrive le caratteristiche dei prodotti finanziari. Secondo, descrive le strategie operative per fare trading su questi prodotti finanziari. Tre, descrive le modalità per filtrare la tendenza, le condizioni di mercato e i segnali operativi. Uno, il trading non è un gioco e non è una macchina da soldi. Due, per fare trading professionale ci vorrà tempo, esperienza e sacrifici. Tre, il trading è una bellissima attività che permette tanta libertà. Studio, metodo e disciplina. Da leggere tutto d'un fiato.